Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Partiamo proprio dalle notizie, quelle in breve, da tutta la provincia di Salerno, sintetizzate nella rubrica Info Salerno. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi sta andando avanti come ci siamo impegnati a fare nell'ultimo incontro alla Camera di Commercio. Lo ha ribadito il consigliere regionale e presidente della quarta commissione trasporti della regione, Luca Cascone, che anche ha aggiunto che si farà un ulteriore incontro tra marzo ed aprile per gli operatori economici ed alberghieri che vogliono avere contezza sulle tempistiche e sulle rotte tracciate da Salerno. La Regione Campania ha sbloccato i fondi per il ponte Caiazzano tra Sassano e Padula, chiuso da oltre un anno per problemi strutturali, ed è stata convocata la conferenza di servizi per dare l'ok al progetto. La chiusura del ponte Caiazzano crea tanti disagi ai cittadini e a diverse attività commerciali della zona. La Regione ha messo a disposizione 2 milioni e mezzo di euro, ma l'iter era stato bloccato dalla burocrazia. A Rocca Piemonte sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del canale di Via Fratellanza, torrente Solofrana, con la prevista realizzazione di una barriera di contenimento. I lavori hanno preso il via dopo la rottura dell'argine avvenuta la settimana scorsa. Consegnati due interventi che riguardano la viabilità sulle strade provinciali, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. Il primo riguarda la SP125 del comune di Polla per un importo netto di 83.000 euro circa. Il secondo intervento è previsto sulla strada regionale 341 nel comune di Salvitelle per un importo di circa 127.000 euro. Sono iniziati a Positano alcuni lavori al cimitero comunale che prevedono la sistemazione ed il rifacimento di alcune scale e passaggi e l'interramento dei cavi di servizio. Intanto procedono spediti anche i lavori per la realizzazione dell'ascensore annesso al parcheggio di Liparlati. Vi ricordo che trovate tante notizie che riguardano la provincia di Salerno, ma non solo, cliccando su www.infosalerno.it. Ed ora vi propongo un'intervista a Pino Palmieri, sindaco di Roscigno, sulla costituenda associazione Liberi e Forti. Ma l'idea nasce per la carenza di confronto che abbiamo sui nostri territori. L'abbandono poi porta anche il venir meno del confronto tra cittadini, istituzioni. Purtroppo è una realtà che perde sempre di più vigore e forza. Per questo motivo ci rifacciamo al motto Liberi e Forti, perché tra l'altro le necessità delle persone poi più di qualcuno le utilizza per altri scopi e soprattutto finalità politiche. Io credo che questo ci sia è il momento di mettere assieme chi ha voglia e volontà di poter costruire un percorso e elaborare idee e progetti per, non solo per il nostro territorio, perché dobbiamo aprirci al confronto con altri territori. Infatti nei giorni scorsi c'è stato questo tavolo all'Agripestum, insomma ha coinvolto tante persone, anche insomma diverse categorie sociali se vogliamo, quindi idee nuove, diverse che si mettono insieme e che vengono appunto da più parti. Ma al tavolo partiamo con un gruppo di amici che siamo in rete da tempo, che ho sollecitato in prima persona ad aderire a questo progetto. La cosa bella è che dopo aver pubblicizzato un po' questo primo incontro ho avuto altre richieste di altre persone, altri amici di altri territori che vogliono partecipare e dare il loro contributo. Il 26 di novembre faremo un prossimo incontro dove decideremo le cariche. Io per opportunità, visto che sono un amministratore schierato politicamente, ho detto che chi deve rappresentare la nostra associazione, il nostro progetto, deve essere soprattutto una figura che rappresenta il mondo civico, e quindi andremo a individuare poi le persone che hanno queste prerogative e questi requisiti per poter iniziare un percorso fatto di qualità, di competenze, di capacità. Insomma, un organismo che intende, come dicevi in premessa, in qualche modo aprirsi anche al territorio circostante, quindi non è, o meglio, fuori confini strettamente locali, quindi si parte dalle esigenze e anche dalle opportunità, perché no, del nostro territorio, per poi allargarsi ad altri spunti che dovessero poi arrivare anche da altre parti d'Italia. Ma noi intanto partiamo dai nostri territori. Per fare l'ennesima associazione che parla del nostro territorio, delle nostre peculiarità,
Sicuramente andremo a fare un doppione perché ce ne sono tantissime. Il nostro obiettivo è quello di partire dai nostri territori, non a caso abbiamo nel comitato promotore già amici che rappresentano altre realtà, Salerno, la città di Salerno, la provincia di Salerno Nord, abbiamo amici che in lungo e largo tra Salerno e la provincia di Salerno si stanno inserendo nella nostra progettualità. È ovvio che non basta, perché poi se vuoi avere un confronto e capire se le tue idee sono giuste, bisogna confrontarsi soprattutto con altri territori. Se avremo il modo, la possibilità, ci confronteremo anche con altre realtà e per prendere spunto, perché molte volte gli amministratori operando in isolamento totale e non avendo la possibilità di confrontarsi con la propria comunità, pensa che la sua idea sia la migliore. Non è così. Se non c'è confronto, non c'è discussione, l'idea che passa è un'idea che non è il frutto di un ragionamento, non è il frutto di una condivisione, ma è il frutto del singolo. Noi abbiamo la necessità come territorio, soprattutto quelle delle aree interne, di aprirci al mondo, e solo aprendosi e non lavorando per un autoconsumo interno, sicuramente possiamo fare un percorso sano e soprattutto contribuire in modo vero alla crescita del nostro territorio. Un organismo forse non politico nel senso di appartenenza, ma politico che fa politica, cioè che amministra la cosa pubblica, che risolve i problemi, che cerca insomma di guardare oltre i problemi stessi. Sì, non è un organismo politico, è una struttura che deve essere capace di intercettare le esigenze dei territori, di creare tavoli di confronto qualificati e poter dare quegli spunti sani e costruttivi che permettono di mettere in campo idee qualificate, perché di idee ce ne sono tantissime, qualificate ce ne sono poche. E ora spazio al gusto con Che Cucino. Ciao amici di Che Cucino, ben trovati nella nostra cucina. Oggi io e Giada prepariamo una vellutata di zucca. Ho lavato la zucca e adesso tolgo la buccia. Poi la faccio a pezzetti. Poi sminuzzo una cipolla. La metto nella padella. Aggiungo olio extravergine di oliva. Quando la cipolla si è dorata, aggiungo la zucca. Condisco con sale e pepe. Metto mezzo bicchiere d'acqua, copro con il coperchio e lascio cuocere la zucca. E ogni tanto la giro. Quando la zucca è cotta, la frullo con un mini pimer. La rimetto poi nella padella. Aggiungo della panna da cucina e amalgamo bene il tutto. E la vellutata di zucca è pronta. Ed è tutto per quanto riguarda questa puntata. Vi ricordo la nostra mail info@vocidalcilento.it per contattare la nostra redazione. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui social. Grazie come sempre per la cortese attenzione. Alla prossima!